Fratelli carissimi, buona domenica letare, domenica della gioia, della letizia. Prorompe oggi, nel mezzo del nostro cammino di Quaresima, la gioia pura, indefettibile, incorruttibile. La stessa gioia di chi, camminando verso la vetta di una montagna, sta ancora in mezzo al bosco, non vede né l'inizio né la fine della camminata, è stanco, ma poi all'improvviso si apre in mezzo al bosco una radura e si intravede la cima del monte che è il nostro obiettivo, che è la nostra meta. Allora ci rinvigoriamo, si rinforzano le ginocchia cadenti, no? E riprendiamo vigore e continuiamo a camminare. Ecco, questa è la Domenica Letare, uno sprazzo di gioia in mezzo al cammino difficile della Quaresima, in mezzo al cammino della nostra vita, che è una vita dolorosa, difficile, una valle di lacrime. Recitiamo nel Salve Regina, ed è vero, perché se facciamo i conti sono molte più le difficoltà, i problemi, le sofferenze, le angustie che le gioie. Ma la gioia vera, quella per la quale bisogna far festa oggi, qual è? Ma il Padre dice una cosa meravigliosa, dice: chi sei, chi sono io, chi siamo? Perché questa è la domenica della nostra vera e autentica identità, fratelli. Perdendo l'identità a causa dell'inganno del demonio, noi siamo precipitati nella sofferenza, nel dolore, nella incapacità cronica di fare festa. Per cui dobbiamo fare delle pseudofeste, dobbiamo saziarci, stordirci con ciò che festa non è. Perché un giovane deve passare da una festa all'altra? Perché si deve intontire con le pasticche, con la marijuana? Perché si deve fare piercing? Perché si deve fare tatuaggi? Perché? Perché deve farsi piercing e tatuaggi? Perché? È la incapacità di scoprire in sé una identità autentica e incorruttibile, qualcosa che veramente mi definisca. Allora devo cercare parodie, devo cercare da me stesso di darmi un'identità. Per questo mi ferisco, per questo mi faccio i piercing, per questo mi faccio i tatuaggi e mi copro il corpo di tatuaggi, per questo devo bere, per questo devo andare a feste, per questo devo andare a paraliturgie pagane, per dirmi che sono vivo, per dirmi che esisto, che sono qui e che sono importante per qualcuno. Se entriamo qui, questa è una voragine che non ha fine. Noi facciamo di tutto pur di esistere per qualcuno. Ci innamoriamo e ci illudiamo che l'innamoramento sia rivolto a quella persona. Ma quella persona, il fatto che esista e ci dia l'esistenza, diventa per noi il fulcro. Ma non è che noi siamo innamorati, cioè che noi abbiamo lì ciò che è l'amore autentico, cioè il desiderio del bene dell'altro, per cui lo lasciamo libero anche di sbagliare, di cadere, di entrare in crisi, di non guardarci, di rifiutarci. No. Il nostro innamoramento è normalmente passionale, perché è un'autocombustione di una nostra falsa identità. E questo è il problema vero, autentico di tutti noi. Perché da quando il demonio ci ha detto che Dio non ci ama, che non abbiamo un padre, e per cui dobbiamo prenderci la nostra eredità, arraffare tutto quello che possiamo e andarcene nella vita per conto nostro come il figlio minore, oppure se è riuscito a farci stare in casa, a farci stare nella chiesa, a farci stare nella famiglia, dove sia, rispettando le regole, ma con un dentro un sentimento così profondo di astio e di rivincita nei confronti di un padre cattivo che non ci lascia la libertà, non ci fa felici, che ci coarta, ci limita, eccetera, figlio maggiore. Bene, noi siamo fritti, siamo distrutti, abbiamo cancellata la nostra identità. Ma la grande notizia di oggi qual è? Che non è vero. Cioè, è vero che la nostra identità è stata sepolta sotto un cumulo di menzogne, e qui nemmeno finiremo mai di parlare tutte le menzogne che ci dice costantemente il demonio per dipingerci la nostra origine come qualcosa di orribile, nostro padre. Allora dobbiamo uccidere nostro padre, mai come in questa generazione, anche se Edipo già è molto molto più antico di noi. Dobbiamo far fuori quello che
il demonio ci dice sia l'origine della nostra infelicità, della nostra frustrazione, della nostra incapacità di essere, il nostro carattere, i nostri complessi, eccetera. E andiamo lì in analisi, andiamo lì da psicologi, prendiamo pasticche, eccetera, eccetera. Ma parliamo con amici, ci prostituiamo in varie forme, polemizziamo, urliamo, gridiamo, ripeto, ci facciamo piercing, ci facciamo tatuaggi, ma anche senza fare fisicamente piercing o fisicamente tatuaggi, pure cinquantenni, sessantenni, settantenni fanno, anche preti, suore, si fanno piercing e tatuaggi a modo loro, cioè ci dipingono, dipingono l'esterno della buccia per essere presentabili, per certificare la propria esistenza e gridarla al mondo intero. Questo perché il demonio ci ha rotto la nostra relazione con l'origine, con nostro padre, dipingendoci un padre cattivo, un padre che non esiste, un padre falso, ma che noi abbiamo creduto, perché i sofismi del demonio sono intelligentissimi, sono secondo la sapienza carnale e toccano le fibre più di pancia, più carnali che abbiamo tutti noi. Bene, la grande notizia è che non è così, che anche se la nostra identità è stata sepolta sotto un cumulo di menzogne, ancora siamo figli e fratelli. Perché è questo che ci definisce. Oggi il Vangelo, che è il Vangelo dei Vangeli, è la meraviglia delle meraviglie, la fonte della nostra gioia, è esattamente questa, che possiamo recuperare la nostra identità. Dice San Paolo, chi è in Cristo è una creazione nuova, le cose vecchie sono passate, quelle che hai vissuto fino ad oggi è passato. Oggi tu puoi essere una creatura nuova, ma anche antica, cioè puoi essere te stesso, questo significa, puoi essere figlio e fratello. Vedete quello che dice il padre? Ai servi dice, questo mio figlio, questo figlio era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è risuscitato. E al fratello maggiore invidioso, che è l'altra parte, l'altra faccia della nostra anima, il nostro cuore cupo e incupito dalle menzogne del demonio, che cosa dice? Questo tuo fratello, cioè tu sei per vivere una relazione verticale e orizzontale, perché vivi una relazione verticale con Dio, perché sei riallacciato, riconciliato. Tutta la seconda lettura è meravigliosa. Questa riconciliazione significa che è stato ricreato questo cordone ombelicale con il tuo padre, che è stata ricreata la relazione filiale, la relazione di creatura, di dipendenza da chi ti dà la vita, perché un figlio non si dà la vita da se stesso, e questo è quello che caratterizza un figlio: il nome, il naso, gli occhi, non ce li siamo dati, o lo accettiamo oppure viviamo da falliti, da frustrati, da gente che è senza Dio, da gente che è senza, che quindi empia, quindi può fare di tutto, perché se non hai una identità, se non hai accettato, se non sei riconciliato con chi ti dà la vita, sia la vita fisica, che è tuo padre, che può essere anche uno stupratore di tua madre, per dire la cosa più assurda, ma se tu non sei riconciliato con tuo padre veramente, cioè se tu non sei riconciliato con la storia che Dio fa con te, che ti plasma lasciandoti libero e lasciando libero gli altri, lasciando libero gli altri anche di farti del male, perché tu possa scoprire che dentro di te, senza Dio, non hai vita, che tu sei figlio, la stessa esperienza del figlio prodigo. Vedete, dice, lui, guardando i suoi peccati, guardando il vomito di vita nel quale si era rivoltato, nel quale era caduto, in mezzo all'etame, in mezzo a ciò che si rivoltano i porci, che sono l'immagine di quanto più lontano da Dio, di quanto più impuro ci possa essere, la scrofa che mangia il suo vomito, nemmeno quello, nemmeno il vomito della scrofa potevano mangiare, nemmeno le bacche, cioè era proprio alla fine, la frutta, ma nemmeno la frutta, molto più che la frutta, molto più che il dolce, era proprio alla fine, crampi di fame, non aveva relazione con nessuno, era solo nella sua impurità, l'esito del peccato, l'esito dell'annichilimento della nostra identità operato dal demonio, del tuo valore, della tua realtà, che ha un valore infinito, perché tu sei opera prodigiosa delle mani di Dio, sei sua immagine e somiglianza, sei molto bello, molto buono, sei nato per vivere nella bellezza, per vivere nella santità, nella luce, nell'immagine riflessa di Dio in te, per questo sei stato creato. Il demonio distrugge tutto questo. Bene, in quel momento il figlio minore rientra in se stesso, in quel in se stesso incontaminato, dove è figlio e dove è fratello, e questo non lo può cancellare nessuno, il demonio non lo può cancellare, solamente tu puoi accogliere questa menzogna, vedere sepolta questa identità incancellabile di figlio e fratello, e magari morirci, e quindi andare all'inferno, morirci con questa negazione, e quindi il passo dalla vita senza padre, senza fratelli,
chi muore così muore dentro all'inferno, cioè già vive l'inferno qui e fa solo un passo verso l'eternità dell'inferno. Ma se oggi noi accogliamo la buona notizia, il Vangelo, il Kerygma, che Cristo è questo figlio prodigo, perduto e ritrovato, è Cristo che si è fatto, dice la seconda lettura, peccato, perché tu e Dio senza Dio, tu ed io senza Dio, siamo peccato, un grumo di peccato, niente di più. Bene, Dio, nel suo figlio, è arrivato a questo grumo di peccato non solo da vicino, non solo lo ha toccato, no, si è fatto peccato, cioè si è fatto te senza Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui che non era senza peccato, si è fatto peccato, cioè si è fatto l'ultimo per te, si è fatto per te, ma che vuol dire per te? Si è fatto con te, si è fatto una sola carne con te, per strapparti alla menzogna, per risuscitarti. Per questo dice: questo mio figlio era morto e è tornato in vita, era perso e è stato ritrovato, la pecora perduta presa sulle spalle da Cristo, che si è fatto pecora perduta per risuscitare, in virtù del potere che ha risolto mettere su tutte le cose, del potere che è stato dato dal Padre, lo Spirito Santo che lo ha risuscitato. E in questo Spirito Santo tu puoi essere una creazione nuova, cioè essere te stesso, puoi vivere da figlio e da fratello, perché chi è figlio è automaticamente fratello, perché anche l'altro che ti sta accanto, prima di essere marito, moglie, figlio, è tuo fratello. Tu lo puoi vedere come uno creato da Dio. Per questo tuo figlio, fisicamente tuo figlio, è stato fatto da Dio, non è stato fatto da te. Ha preso le tue sembianze, ma è di Dio. Quindi tu puoi lasciarlo libero, puoi lasciarlo libero anche di cadere, di farsi del male. Tu puoi amarlo veramente fino in fondo, come questo padre. Perché questo padre che ha due figli, sei anche tu, sono anche io, con le persone che mi sono accanto, con i miei figli, ma anche con mio marito, anche con mia moglie. Questo essere figlio significa essere fratello e diventare padre, come Abramo. Nella libertà più totale, amando come sei amato, avendo questa esperienza di amore che ti rigenera, che ti purifica, che ti toglie dai maiali, dai pensieri di maiale che ci abbiamo tutti dentro, di giudizi, eccetera, contro Dio e contro le persone, e ci porta a vivere in una totale dipendenza, in un totale abbandono, la fede a Dio che porta e conduce la nostra storia con un piano buonissimo e ci conduce al fratello, ci conduce alla riconciliazione più profonda, distrugge i rancori, le gelosie che appaiono nel Vangelo di oggi. Questi due figli, un solo figlio, in Cristo, due popoli, un popolo solo, abbattendo il muro che era nell'inimicizia, che era l'inimicizia. Quindi due popoli, un popolo, figli, figli e quindi fratelli. L'amore e l'unità, l'amore e l'unità che sale luce e lievito in questa generazione. Allora, se sei riconciliato, sei una creazione nuova. Puoi già pregustare quello che annuncia la prima lettura, che non c'è più la manna, non c'è più la manna. Finché siamo qui, dobbiamo continuare a uscire dalla nostra tenda e vedere ogni giorno nella storia la manna, cioè manhu. Che cos'è? Che cos'è questo? Che cos'è questo che mi stai dando, Signore? Che cos'è? Sapendo di non sapere e avendo bisogno del Padre che ci accompagna, ci illumina, ci illustra, ci ammaestra, ci dice: guarda, questo è questa orma che io ho messo davanti a te, questa manna che ho messo davanti a te, questa è quest'altra manna, non te le puoi fare tu, non ti puoi mettere tu le orme davanti, moriresti. Ma se invece ogni giorno umilmente usciamo dal nostro accampamento e diciamo: Signore, che cos'è? È tua moglie, guarda, ma non la riconosco, è tua moglie. Io ho dato la vita per lei, lei è questo, lei è mia figlia, è tua sorella, così mio figlio, così mio marito, così quello, quell'altro. Andando verso il cielo, laddove non ci sarà più la manna, laddove saremo tutti uno in Cristo Gesù. Lì stiamo andando, per questa prima lettura ci profetizza la terra promessa, che già possiamo sperimentare nella comunità cristiana, che possiamo sperimentare nell'Eucaristia, nei sacramenti, nella comunione che il Signore ci dà, anche nelle nostre famiglie, dove in un'unità perfetta, incorruttibile in Cristo, noi pregustiamo la gioia e l'allegria della vita eterna, del cielo, quello che stiamo puntando insieme al nostro Signore Gesù Cristo, alla nostra comunità cristiana, alla nostra compagnia di fratelli che ci portano alla felicità. Allora, certo che possiamo far festa, abbiamo ragione di far festa, perché questo figlio e questo fratello che era morto è tornato in vita. Tu ed io, figli e fratelli, torniamo in vita come figli e come fratelli, creazione nuova in Cristo, per stendere le nostre braccia e vivere dell'amore del Padre che ci risuscita ogni giorno e dell'amore ai fratelli e dei fratelli. Buona domenica, buon cammino verso la Pasqua.